Soprattutto per un tipo sto nuovo video dove mi è venuta cervicalgia, si vedrà se vedete dei video dove ho un foulard nel collo. È perché giustamente doveva venirmi la cervicalgia di nuovo, per chi non lo sapesse io soffro di cervicalgia, ovvero un'infiammazione della cervicale, quindi una roba che c'ho qua dietro nel collo. Sara. Come potete vedere è rispuntato il sole, non è finto, c'è veramente il sole. Sono quasi tentata oggi di uscire, voglio il sole. Io che odio il sole. Ho scoperto che grazie ad esso non ho avuto mai la cervicalgia. L'unica settimana di M che ho fatto a Torino e mi sono beccata la cervicalgia. Sentite fare tipo. Sono i pupazzetti che si muovono qua, se non ve li faccio vedere. Sono molto carini, vi faccio vedere. Sono questi pupazzetti che non so se vedete perché c'è il sole. Sono questi pupazzetti che ballano. C'è un gufo, un coniglio e un gatto di quelli cinesi. Comunque, luce. Eh sì, ogni tanto va e viene. Non ho il ring perché ce l'ho in camera. L'ho già comprato e come avete visto da un unboxing, se vi siete chiedendo che cos'era, è il ring. Non l'ho preso perché in camera è un po' pesantuccio da spostare, visto che devo, tra poco dovrò cucinare. Non so dove attaccarlo, sinceramente, perché ha la presa USB. Quindi devo. Ho anche la presa, però avrei dovuto metterlo là, spostarmi con la sedia, fare i traslochi. Quindi ho pensato di prendere poi una prolunga. Tipo quelle prolunghe USB e poi attaccarlo alla presa. Così magari riuscirò a usarlo in tutti i luoghi della casa. Comunque, perché facciamo questo video, Sara? Penso che non sono sola. Io sono Sara. Buongiorno. Volevo aggiornarmi un po' su alcune cose. Allora, prima di tutto, sto cercando di arrivare in tutti i modi a 1500 iscritti. Se riuscirò ovviamente farò un video di ringraziamento per tutte le persone che mi hanno sostenuto questa cosa qua. Quindi se potete aiutatemi se vedete questo video, non sono ancora arrivata a 1500 iscritti, aiutatemi. Se questa cosa sarà già successa, ben venga. Vuol dire che farò presto uno speciale, tanto anche se comunque adesso non vedrete i miei iscritti perché ho deciso di obbligarli, nel senso di non farli vedere in modo che voglio aspettare di arrivare a 1510 iscritti, 1520, tanto comunque non li vedrete perché YouTube decide di fare quello che vuole. Così che sono sicura che quando poi raggiungerò questa quota posso fare il video. Mentre invece quanto riguarda invece l'altro mio canale che vi lascio sotto in descrizione, ho dato esempio, il mio secondo canale si chiama Sara SMR, sono già arrivato a 300 e passa iscritti anche lì, però non so cosa fare. Quindi vi chiedo una gentilezza, se vedete questo video, cosa potrei fare come speciale per appunto i 300 iscritti? Scrivetelo sotto i commenti, se questo vi uscirà molto più avanti, pazienza, sfrutterò queste cose per fare poi lo speciale di 400-500. Io lo faccio a tappe, per me ogni tappa è importante, volevo farlo anche per i 200, però ho aspettato direttamente i 300, perché molti lo fanno solo per i primi 100, poi lo fanno per i 500, poi direttamente per i 1000, io invece lo faccio a tappe. Per me lo trovo più importante, perché comunque per me magari sembra una cosa stupida, ma per me ogni iscritto, ogni tot di iscritti è importante. Altre cose di aggiornamento, allora, usciranno i miei video, come sempre, salvo che non troverò un lavoro, io spero, mi auguro. Usciranno sempre il martedì e giovedì alle 9:30. Nel canale, se invece di Sara SMR, vi invito a iscrivervi, iscrivetevi, perché siete in tanti, voglio che vi iscrivete. Al canale SMR invece usciranno il sabato o la domenica, che è il giorno in cui appunto. E ti do di più. Normalmente escono il sabato. Se è in ritardo, perché magari vado in piscina o vado al mare. Spero di andare al mare domenica. Questa domenica vi prego. Speriamo. Faccio il video log. Vi faccio la live tra un po'. No, vabbè, voglio stare tranquilla ovviamente. Però i video li farò. Se vado magari da qualche parte, spesso sono slittati la domenica, però adesso cercherò di riprogrammare un po' perché voglio introdurre le live, se riuscirò poi a farlo, ovviamente. Perché magari quando sparirà il caldo voglio riprendere le live se riesco, ma anche perché comunque dovrò studiare, perché devo poi l'esame di scuola guida e tutto il resto, speriamo di essere promossa, ragazzi, speriamo. È molto buono. Sì, lo so, ho già dato l'esame e non l'ho passato per chi volesse saperlo. E quindi questa volta buona, la seconda volta quella buona, non la seconda sarà la quarantesima, però ci provo. Per gli altri non mi sono tagliata tanto i capelli, ce li ho legati. Quindi tranquilli, non sono pelata. Poi vi farò vedere in un video in cui me li scioglierò e lì sarò di nuovo umana quando non farà più caldo. Niente altre cose che io volevo fare in questo, volevo dirvi in questo video è che ultimamente io
sto, diciamo, aiutando molto le persone, nel senso che quando mi capitano nei commenti tipo Sara, vuoi ricambiare iscrizione? Facciamo iscritto ricambio, facciamo tipo una collaborazione, questo qua io accetto più volentieri, sto cercando di essere più gentile con le persone, anche se non credo nell'iscritto ricambio, perché comunque sono molti dei ragazzini che me lo chiedono, o delle ragazzine lo faccio. La cosa che però mi ha dato fastidio è il fatto che queste persone si tolgano e si vede, si nota, perché comunque mi è capitato più volte che queste stesse persone dopo un paio di mesi o addirittura settimane tornano e mi chiedono la stessa cosa. Oppure addirittura qui mi dicono: sì, ma te lo giuro, sono iscritta, poi non è vero. Vado a vedere, le loro iscrizioni sono aperte e non hanno il mio canale. Oppure lo so perché comunque gli dico: guarda, se mi fai una cosa, ti iscriviti e riscriviti. Allora, sì, va bene, vuol dire che sono già degli iscritti. Poi molte volte comunque li becco, se cioè non sono scema, magari non tutti, però alcuni sì. Anche perché poi, come anche nei gruppi Facebook, vedo le persone che dopo un po' mi richiedono la stessa cosa e io vorrei che io sono già iscritta al tuo canale. Ah, scusami, allora sarà un bug, cioè non è nessun bug. Cioè, adesso io periodicamente controllo tutte le persone iscritte. Se vedo che la persona non mi sembra iscritta al mio canale, mi levo, semplicemente basta. Mi sono rotta le palle che la gente viene a dire: ah, tu chiedi di iscrivermi, sei la prima che poi si leva. Io vi giuro che in 3 anni che sono su questo canale e forse manco un anno, a dicembre sarà un anno, su Sarasemi non mi sono mai disiscritta da nessuno, piuttosto faccio le prove, nel senso che mando un paio di commenti nell'arco di una settimana, se dove la persona non mi ricambia, non mi caga, né nulla, allora in quel caso mi tolgo, però in tal caso non mi sono mai tolta, se non per i litigi o perché con la persona che ho detto legittimamente che mi toglievo, io non mi sono mai tolta da un iscritto ricambio, mai. Perché la trovo una cosa veramente brutta, ma brutta, perché penso alla persona che comunque cerca gli iscritti e tutto, io non mi sono mai levata, infatti se vedete quante persone io seguo, e alcune persone non so neanche chi cazzo siano, è quello che mi chiedo, poi magari questa persona non mi segue da 40 anni, infatti per quello io, d'ora in poi, tutto con Red Princess, che io ho perso 4.900 iscritti nell'arco di 3 anni, che adesso io ne ho 1.500, cioè pensate quanti iscritti avrei potuto avere. Alcuni, vabbè, sono andati via per cessazione del canale, alcuni perché non sono passati a Twitch, altri perché non vogliono fare più YouTuber, perché è divina. Però molti sono canali ancora che esistono. Che se ne sono fregati i coglioni. Purtroppo non esiste l'applicazione, perché sennò sarebbe un putiferio, che ti dice chi si toglie, come Instagram, che poi non è mai attendibilissimo quella, infatti l'ho tolta. Io vorrei veramente che ci fosse una specie di collante, che se una persona si iscrive a te, tu ti iscrivi a lei e poi si toglie, automaticamente si tolgono tutti e due. Io voglio questa cosa. Sarebbe una cosa fighissima perché la gente capirebbe cosa prova l'altra persona che cerca in buona fede di aiutare le persone e poi dopo 3 giorni vede che 10 iscritti si levano, che possono tutti fake ovviamente, magari la stessa persona che si iscrive con più canali, puoi farsi il figo, oppure c'è il tipo che dice: dai, scambiamoci l'iscrizione, poi ti passo anche delle altre persone, tutto per far sembrare che è bravo, poi ti la mette nel culo potentemente, scusatemi il francesismo. Ma queste persone mi stanno sul culo, perché io comunque aiuto, ho anche dei gruppi su WhatsApp, ho dei gruppi su Facebook, ho gruppi su Telegram, ho gruppi solo di SMR con persone che parlano spagnolo, inglese, francese, tutte le lingue di questo mondo su Facebook. Ho anche stesso io dei gruppi piccoli di ASMR generali di spam su Facebook, cerco di aiutare le persone, ma una persona che tipo si è lamentata, ho visto tantissime ragazze che si lamentano del fatto che io comunque cerco comunque di aumentare anch'io, quindi è normale fare l'iscritto di cambio, però io lo dico sempre che voglio persone che siano attive, persone che siano permanenti, però ovviamente qua dentro ci può essere l'acqua come ci può essere la vodka, uno non lo può sapere finché non l'assaggia, quindi qua c'è l'acqua ovviamente. Oh. Purtroppo è così. Io vi chiedo una cosa. Io sono la prima, ve lo giuro. Non mi sono mai disiscritta. Potrei anche dire una falsità, ma mi farei vedere la mia lista degli iscritti. Ne ho miliardi. Tranne ovviamente Big che seguo come tutti. Però veramente, a parte poi, seguo Chiara Semmere, seguo i Mates, seguo tantissima gente del show, seguo tantissime persone. Quindi sono anche quelli che sono tanti. Però la gente che ho, che non so nemmeno chi sia, a volte ci passo, commento, ma non commento una volta, due, tre, commento un bel po' di volte per un paio di settimane. Se vedo che non vengono nel mio canale, non mi rispondono né nulla, io mi levo. Stavolta farò così, perché mi sono rotta i coglioni che io commento. Una volta mi sono sorpresa, perché nel mio canale di Red Princess ho
scelto 5 persone a casa, tutte e 5 mi hanno risposto, sono stata contentissima di vedere che comunque, anche se magari non siamo attivissimi tra di noi, comunque le persone sono comunque iscritte, sono comunque partecipi, quindi sono stata contentissima di questa cosa qua. Però ovviamente devo farla con tutti, perché mi sembra troppa la gente che seguo e poche le persone che seguono me. Quindi mi sa che già dall'inizio ho sbagliato. Ciao, patatina, il mio cane. Vieni qua, patatina. Così ti vedono. Ciao, eccola qua. Non ti do niente per da mangiare, fai bella bella patatina. Guarda che bella mia patatina. Devo fare un video con te, che sei tanto gnocca. Sì. Le mie belle patatine che sale sul divano di notte, non si fa. Non si sale sul divano. Non so perché quando parliamo con gli animali parliamo come se fossimo scemi. Non so. Vedi mia bella patatona. Sì. Lei è brava. Sì, ora puoi scendere anche però dalla mia gamba. No? E sei qua. Su. Scendiamo. No, non scendiamo di casa. Scendiamo dalla mia gamba. No? E rimane qua. Comunque, concludiamo. Ecco, bravo, grazie Lily. Madonna, mi sono tutti i peli. Questo cane è una pala di pelo. Non sfuggire l'immondizia, che non stai morendo di fame. Non guardare questo modo, io ti fisso. Ti osservo. Concludiamo qua il video, io e il mio cane. Vi salutiamo. E ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, io ve lo dico, ho avuto pure le mani per sbaglio. Fate i bravi, lo dico a tutti poi. Cercate di essere corretti con le persone. So che magari vi scoccia seguire tante persone. So che il sub for sub è una cagata allucinante. All'inizio serve un po' per dare ritmo al canale. Ci sta, io faccio ancora tuttora. Però cerco ovviamente di vedere le persone che sono veramente. Piuttosto createvi dei gruppi, createvi delle community. Piuttosto scrivetemi, che c'ho io le community. Cercatevi di crearvi con qualche iscritto che avete che ha dei canali, anche lui, delle piccole community. Se preferite su Instagram o su WhatsApp se vi fidate, così da creare comunque un supporto che avete. Secondo me è una cosa ideale che del sub for sub, perché comunque queste persone vi possono portare altri iscritti fidati e viceversa. Poi purtroppo il sub for sub non morirà mai, perché c'è gente che vuole sempre smania di avere 4.000 iscritti, 5.000 iscritti, 10.000 iscritti, e poi si trova con Tizio Cali Sempronio con 400.000 account fake. Però ragazzi, che vi posso dire, purtroppo YouTube siamo messi male in questo periodo. Però YouTube deve essere un piacere, se è una cosa bella farla, io adoro farla, se non arriverò mai più a 1500, pazienza. Comunque mi piace fare video, li continuerò a fare, anche se poi tornerò di nuovo a 1400 iscritti, li farò comunque. Io comunque spero sempre di salire, perché comunque è un orgoglio, perché comunque io vedo nel mio canale di ASMR mi piace il fatto che la gente mi faccia complimenti per il mio ASMR, anche se non penso di essere bravissima, però è un orgoglio comunque vedere che i tuoi video vengono visti. Ho tantissime visual, più in Sara ASMR che in Red Princess, perché comunque lo posso capire perché è più marcato nell'ASMR, qua è più generico, quindi c'è chi può piacere che parlo, c'è chi non può piacere che faccio questo, quindi è normalissimo, però trovo veramente tanta, tanta, tanta gioia nel fatto di vedere quelle persone che mi commentano i video, che sono contenti di quello che mostro. Magari non tutto piace, però ovviamente ognuno ha i suoi gusti. Io vi lascio che questo video è durato abbastanza, che penso dopo un quarto d'ora, quasi no, 13 minuti e 30, sì, abbastanza. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!